Ave a tutti i legionari Barbarossi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Victoria 3 con la nostra Svezia. Riusciremo a creare la Scandinavia? Sì, ma non in questo episodio, anche se ci avviciniamo al nostro obiettivo. Ora vedremo un po' come funzionano le guerre in questo titolo. Diamo a ambi i generali l'ordine di avanzare, ok, e poi abbiamo il nostro fronte. Tra l'altro c'è uno svantaggio stimato per qualche ragione. Vediamo qua un po' di informazioni, tra cui l'attacco di base e la difesa, sia nostra che dell'avversario, naturalmente, lungo la linea di questo fronte. Vediamo tutti gli eserciti disponibili. I nostri in realtà al momento si stanno ancora spostando in quel punto. Potrebbero metterci un po', spero che nel frattempo non ci sia nessuna battaglia, ma no, i nostri dovrebbero arrivare in tempo, quindi tutto a posto. Va bene, la velocità 4 va benissimo, sotto iniziano la coscrizione e dobbiamo stare attenti perché sotto, esatto, fra 800, beh oddio, fra 800 giorni avremo una nuova colonia, quindi in realtà è una cosa abbastanza lontana ancora. Quindi non un problema troppo grande. Scusate, breve taglio, devo controllare al volo una cosa. Rieccoci. Trade Center fully employed on Scania. Ok. Succede qualcos'altro? Beni costosi di governo. Carta, posso importarla? Sembrerebbe di no. Va bene. Stavamo costruendo le railway. Benissimo, questo va assolutamente benissimo. Quei soldi siamo messi decentemente. 6.600 non è male. Non abbiamo alzato le tasse, sapete che ero convinto che l'avessimo fatto. Facciamo che durante il conflitto andremo ad alzarle e magari, beh no, andare ad abbassare gli stipendi, quello balzerei anche. Però. Ok, abbiamo tutti i nostri war goal, ma li devo pressare? Ecco, questa è una domanda abbastanza importante. Ok, sono pressati, quindi nel caso qualsiasi cosa succeda, almeno. O questi sono banalmente per mandare la proposta? Sì, penso che siano per mandare la proposta. Vabbè, lo scopriremo. Lo scopriremo. Battaglioni a riserva. Ah, è quello sotto di guarnigione nel nostro Niger. Ok. Ok, la flotta al momento cosa sta facendo? Patrol Coast. Potrei anche fare un bel raid. Vediamo se gli faccio. Ah no, però aspetta. Aspetta. Non ci avevo pensato. Rischiamo di ingaggiare battaglia navale con la flotta danese, che se ben ricordo è alla pari con la nostra. Pa, 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 10 flottiglias. Lasciamo stare. Per il momento lasciamo tranquillamente stare. Tra l'altro le baracche ha finito di farle, ma non so se abbiamo il cap massimo di uomini. Sì, no, 35. Ok, c'è stata già una prima battaglia, tra l'altro rapidissima. Infatti vedete che siamo avanzati, la linea del fronte è avanzata. Ci sono già un po' di danni di guerra? No, ma sembrerebbe di no. Ecco, c'è una cosa che vorrei controllare, oltre che guardare con voi una battaglia, naturalmente, in cui per l'appunto sono importanti i tratti dei generali. In questo caso abbiamo il nostro Mjörnir che sta avanzando, il che è un bene, perché questo qua è l'esperto pianificatore di offensive, che ci dà un po' di bonus. Vediamo il numero di battaglioni impegnati dall'inizio della battaglia e attuali, considerate che possono scappare. Infatti qua di fianco abbiamo il morale, il nostro momento è più alto. Vediamo le perdite, i feriti, la composizione delle truppe qua sotto. Questo cos'è invece? Un battle condition. Hanno le linee di rifornimento danneggiate. Noi invece abbiamo una manovra sorpresa, ci dà un bonus, ottimo. Qua vediamo gli uomini che stanno combattendo e la loro variazione nel corso della battaglia, gli uomini disponibili a combattere e vari bonus. Tra l'altro qua ci fa vedere le perdite suddivise per chi sta combattendo. Solo un norvegese è morto, pensate che sfighe. La mia brigata ha combattuto nella gloriosa guerra della Svezia contro la Danimarca. Io sono stato l'unico morto. Anzi, cioè, io naturalmente non lo può raccontare il soldato, lo racconta magari un parente, un amico, la ragazza. Tristissimo, tristissimo. 70 feriti sono tornati, uno è morto. Mamma mia, mamma mia. Molto italiana sta cosa. Ho notato che la uso spesso come imprecazione e è caduta una cosa dalla sedia. Mannaggia, la vitina. Ah, non riusciamo a fare in tempo a fare questi. Questo un po' mi dispiace. Però l'avanzata va benissimo. Ecco, vedete che sono rimasti giusto due battaglioni a questi ragazzi qua. E hanno perso molti più uomini. Barriere industriali, cosa sarebbe? Le fabbriche in Svezia si rifiutano di assumere Ashkenazi. Ok. Ah, che sono gli ebrei? È vero, è vero.
Tutte le braccia, le mani in realtà sono necessarie per costruire il futuro. Questi sono lavori per gli svedesi. No, mi dispiace, ma come anticipato anche dai dettagliisti della Paros, in quanto, come già detto, quei ragazzi mi leggono nella mente, noi andremo a optare per una politica religiosa molto aperta, ma allo stesso tempo cercheremo di assimilare il più possibile le altre componenti culturali all'interno della nostra cultura. Tra l'altro, guardate già come si sta cominciando a suddividere la nostra popolazione. Ora solo il 90%, anzi no, l'83% sono svedesi, proprio per il fatto che abbiamo cominciato a colonizzare. Qua l'avanzata sta andando molto bene, ormai l'isola principale dove sta Copenaghen è quasi tutta sotto il nostro controllo, lo Zeeland, anche se non so se lo Zeeland sia l'arcipelago o solo quest'isola. Bella domanda, bella domanda. Qua sotto, tra l'altro, infatti c'era in ballo qualcosa. C'è la Prussia che vuole conquistare Hamburg. In bocca al lupo. Dichiaro la mia neutralità. Generalmente sono a favore della Prussia, però non vorrei combatterla questa guerra. Hamburg qui. Quella è da questa parte. Oddio, perché non trovo Hamburgo? Scusa, Hamburgo. Questa è Lübeck, questa è Amburgo. Ok. La Prussia essenzialmente vuole un porto da quella parte, qui Nina, buono. E anche logistica che ci dà più battaglioni di coscritti, va bene. La Quinina mi sembra di aver visto al volo proprio che ci diminuisce i danni dalla severa malaria. Ok, e ciò è bene. Una cosa che mi sembra che volessimo era questo qua, ovvero i mutual funds, solo che ci vogliono 7 anni, no? 7 anni sono lunghi. Andiamo per la nitroglicerina e aumentiamo la produzione mineraria, quindi di risorse. Qua la guerra sta andando molto bene. Controlliamo un attimo qua sotto se la colonia in 75 giorni si espande. Ciò non è bene. I nostri interessi ne possiamo sempre mettere solo due. Yes. Ok. E se io mettessi in pausa l'espansione così qua non si crea il confine e non ce lo occupano? Cancel, pause. Sapete che potrei mettere in pausa? Arrivo a tipo a un giorno, così non rischio. Perché ragazzi, il rischio è che colonizziamo qua e di conseguenza confiniamo con questi ragazzi. Non me lo posso permettere. Cioè, non me lo voglio. Perché. Non è che sì, no, non me lo posso permettere, in realtà è il termine giusto, perché vorrebbe dire che abbiamo un battaglione contro, boh, 50? Mi sembra che ne avessero, che per quanto magari arretrati tecnologicamente rispetto a noi, ci farebbero un culo come una padella. Tra l'altro qua ci sono i battaglioni che non stanno avanzando, perché io non ho pensato che si dovesse fare anche quest'altro fronte. Ok, lo facciamo, ferrovia a quanto pare pronta la prima, e se ben ricordo, dai Left Dire o comunque dal tutto. Ok, è produttiva al momento, anche se gli manca l'input. Ci penso subito. Mi mancano gli engine. Dove siete? Dove siete? Eccovi qua. Vediamo di importarli. Ok. Mi manca anche l'artiglieria. Ah no, questa rotta non è produttiva e questa è inattiva. Va bene, però non era questo il punto. Facciamo ripartire. Il punto era questo. Che le voglio controllate dal governo. Utilizzeremo più burocrati, ci saranno meno capitalisti. Nazionalizzazione delle ferrovie. Ah, così si fa. Sono produttive? Sì. Forse potremmo addirittura importare ancora un po' di engine. No, non servono. Ok. I tessuti però potrebbero servire. Ci sono altri beni che potremmo importare. Qua è da un po' invece che non controllo. Ok. Qua stavamo esportando. Sì, infatti c'erano le tasse sulle esportazioni. Fammi vedere qua come siamo messi con la colonizzazione. Sì, lo so che stavamo guardando il commercio, ma mi sono già perso il giorno. Ne mancano 22. Anzi, facciamo che controllo qua sopra. Tanto la guerra. Ah, è scoppiata tra l'altro qua. Chi è entrato con. No, non è entrato nessuno ancora, però la guerra potrebbe scoppiare perché l'Austria supporterebbe Amburgo. Ah, perché ho detto Amburgo con l'H?
Non era necessario, non era assolutamente necessario, però vabbè, non importa. Che bella che è questa mappa dell'Africa. Ragazzi, io vi avviso nel prossimo anno, tra quest'anno e il prossimo, andremo a provare nazioni in ogni continente. Ne ho già qualcuno in mente, ma vi invito naturalmente a suggerirne. Ok, torniamo qua sopra. Ferrovie, ci siamo quasi con questa anche. Benissimo. Qua sembrerebbe che stiamo finalmente avanzando nello Schleswig. Perfetto. Fammi controllare che effettivamente si sia messo in pausa qua sotto. Sì, l'ha fatto. Un po' di nazioni hanno dichiarato la neutralità, ma la guerra è scoppiata. La guerra è scoppiata, ok. E chi c'è all'interno del conflitto? Ma in realtà sono abbastanza alla pari. Potrebbe essere la guerra austro-prussiana anticipata, diciamo. Quindi, not bad. Qua siamo abbastanza a buon punto, devo dire. E io sono un pollo perché non avevo fatto partire il timer, maledetto io. Ok, rieccoci, ma volevo essere assolutamente certo che fosse ripartito tutto. E ora che lo sono, possiamo continuare tranquillamente. Rotta non produttiva di vetro, va bene. Qua stiamo ancora a importare il furniture. Lo zolfo lo stiamo importando sempre al momento. Abbiamo messo delle tariffe di importazione. Ok, anche perché è abbastanza economico. Gli engines vi dirò. Potremmo anche toglierle, anche perché al momento non ha senso. Quindi almeno lo rendiamo meno costoso. Li rendiamo meno costosi. Lo stesso vale per. Ah, però la carta c'è anche un po' di produzione interna che stavamo tentando di proteggere. Per il vetro non c'era, per lo zolfo non c'è. Per i vestiti di lusso forse qualcosa c'è, però. Ma sì, comunque le tariffe le mettiamo. È un'altra piccola fonte di entrate. Qua sta per concludere il tutto. Mamma mia. La Danimarca ha capitolato. Va bene. Riusciamo a concludere la guerra con i ragazzi qua? Ah, così posso banalmente trattare. Questi sono già pressati. Cioè, posso proporgli. Posso proporgli le riparazioni da parte della Norvegia e loro accetterebbero. Norvegia, scusa, pagherai tu il costo di questa di questo conflitto? Così almeno tiriamo fuori il Benin, perché no? Cioè potrei anche spostare le truppe, colonizzare qui, o perlomeno rischiare che venga colonizzato qui. Però cosa ci otterrei? Non ci sono war goal, non c'è niente. Ma sì, ma che la Norvegia paghi le riparazioni. E boh, tanto questi due non sono stati pressati, quindi. Perfetto, perfetto. Perché questo territorio è segnato come occupato? Boh. Bugghino. Cos'è? Un piccolo bug? Posso migliorare le relazioni, tra l'altro? Holstein. Holstein. Interazioni. Posso fare un bank crawling? Ma sì. Migliora comunque le relazioni. Non è neanche troppo costoso. Con lo Schleswig avete bisogno anche voi di qualcosa di analogo? Schleswig? Sì. Decisamente anche lui. Ah no, però non è take on debt. Bankrolling è. Ok, gli sto essenzialmente dando un po' di soldi. Ok. Ogni 33 giorni miro le relazioni per. Ah no, ma allora non era quello che volevo. Banalmente miglioro le relazioni. Ma siamo matti. Ma siamo matti. No, no, scherzavo. Pensavo di potergli pagare il debito. Migliora le relazioni. Tra l'altro sono leali cordiali entrambi. Prezzi dei beni. Frutta e zucchero estremamente costosi. C'è qualche altro problema? Basso accesso al mercato in Jutland. Ok. Allora, facciamo andare il tempo piano piano. Noi nel frattempo facciamo. Non so neanche se servono più questi decreti, adesso lo scopriremo. Facciamo questo decreto in Jutland, dove comunque andremo a fare una ferrovia. Va bene. Controlliamo se ci sono altre ferrovie. Sì, ci sono. Voglio tutto tra l'altro sotto controllo dello Stato qua. Ok. Il fatto che ce n'erano due vuol dire che ci sono metodi di produzione diversi a quanto pare. Anchorage Clippers, meno 38.
più. Questo dà anche più infrastruttura. Però i clipper diventano molto costosi mettendo questo. Infatti ci sono metodi di produzione diversi, sembrerebbe. Cioè, in realtà. Solo in Gotland c'è un anchorage. Ok. Così sia. Ah, tra l'altro nelle caserme non è uniforme il. No, ma nelle caserme è uniforme. È nei centri di coscrizione che in. Ma anche. Perché mi segni in senso lato che è diverso quando poi sono tutti uguali? Ah, guarda, la iconcina è leggermente diversa. Guardali qua in Jutland. Ok. Ci serviranno un po' di cannoni in più, però va bene. Possiamo supportare più interessi e assolutamente questa zona. Così magari andiamo a colonizzare anche qui. Da maledetti che non siamo altro. Qua facciamo ripartire il progresso e. Vediamo se lo sapevo. Lo sapevo! Mannaggia. Rotta non produttiva, liquore. Ok, andiamo a togliere. Stati in subbuglio. Abbiamo un po' di punti qua. Abbiamo abbastanza punti diplomatici. L'infamia, tra l'altro. Non si vede più qua sopra. No, ok. Però se vado sulla Svezia si vede. Reputable. 23,3, vi dirò, accettabile. Tregua con la Danimarca che scade il 26 di luglio del 51. Va bene, qua la guerra sembra abbastanza stabile. Potrei. Se io finanziassi loro. Ah, giusto, giusto, ragazzi. Ragazzi, non scherziamo. Smobilitazione. Come funziona? La smobilitazione delle truppe? Raising concerns, per cosa? Per il fatto che favoriamo gli industriali. Mi spiace. Garrisoned. Ma in teoria sono smobilitati, no? Sì, sono stati smobilitati proprio in automatico. Ok. E noi siamo in negativo, ma neanche troppo. Tuttavia abbiamo le tasse alte. Se io vado a togliere questo andiamo a perdere 8.000, in questo caso sì che finiamo in debito. Eh no, è necessario tenere le tasse alte, solo che abbiamo davvero tanti radicali. E molti arrivano naturalmente anche dalle altre regioni. Rotta non produttiva, andiamo a chiudere anche questa, facciamo ripartire. Relazioni cordiali, andiamo a vedere un attimo nelle culture, formazione. Ah, manca Lubeck. Allora, ma senti, ma adesso che loro sono impegnati, noi zitti zitti. Zitti zitti. Magari ci auguriamo che nessuno abbia voglia di proteggere la povera piccola Lubeck. E diciamo, senti cara piccola Lubeck, ma perché non diventi un nostro vassallo? Eh? Cara piccola Lubeck. Un puppet o un dominio puppet? In realtà teoria nessuno dovrebbe unirsi. Però è una speranza la mia. Speriamo di non dover tornare indietro. No, Gran Bretagna, no, non farlo. 78.000 alla Gran Bretagna ogni settimana non mi piace. Potremmo anche cercare di proteggerci, ma distruggerebbero completamente la nostra flotta, distruggerebbero i nostri commerci. Perdere prestigio, non è una cosa che vorrei, però. Ah, giusto, adesso abbiamo lo zolfo da qua sotto. Me ne stavo quasi dimenticando. Employment in realtà va abbastanza bene. E allora va bene questo. Eh sì, c'è un po' di gente che supporta di qua. Ma siete ben pacifisti. In realtà, giustamente, in Victoria le grandi potenze hanno molto provato questa cosa dello status quo, del mantenere il bilanciamento tra le potenze. Quindi ha senso in realtà che la gente si opponga alle guerre. Mi piace sta cosa. Swedish for reparation. No, ma dai, sentite.
non diciamo cacate. Cioè, devo mobilitare un esercito? Devo mobilitare il nostro Axel? Guarda, lo faccio, eh. E io lo faccio. Nine. Uncertain, ma in cosa sei uncertain? Per l'amor del cielo, l'Inghilterra è di nuovo on the fence. Ok. Dimmi te, se io devo mobilitare 19.000 uomini per i 1.000 di Lübeck e loro non cedono. Una regione tedesca a caso ha detto, ma sai che c'è? Quasi quasi, quasi quasi, li proteggo io, ci pensa Sachsen-Meiningen. Bravi, sì, ottima idea. Fronte vulnerabile, Schleswig-Holstein front. Ecco, sapete cosa non mi è ben chiaro? Come spostare le truppe nei fronti? Ecco, questa cosa in partenza non la capisco. È anche vero che loro... No, ma loro sono mobilizzati. E allora io come cacchio vi sposto? Attrito è zero. Ah beh, perché dovrei portarli lì. Ok, un po' di nazioni si sono dichiarate neutrali. Volete far scoppiare la guerra? No, ragazzi. Dai, non scherzate. E io vi porto le truppe al confine. Ah, hanno già portato le truppe. Va bene. Axel, vai. Così hanno scelto e così sarà. Però potremmo anche evitare un conflitto inutile. Tanto, non è che non sappiamo chi vince. Va bene, va bene. La resistenza di Lübeck. Contenti voi. Cioè, io ne facevo a meno di assediare la città. Se proprio lo ritenete necessario. Combattiamo questa guerra. Non vedo ancora i costi. Ah no, eccoli. Questa guerra mi è già costata 30.000 sterline. Ma porca miseria. Ok, però è già finita. Quindi, a meno che, voglio dire, Meiningen non voglia combattere, ma penso che capitoleranno. Voglio dire, hanno ceduto. Anche perché su che altri fronti vi posso mettere? Nessuno. Non ce n'è confronti da difendere. Vediamo se capitolano. Non posso smobilitare le truppe, tra l'altro. La capitale nemica è caduta. Perdono 12 al giorno. Giustamente un po' di tempo lo devo aspettare. Questi sono soldi che vanno. Vabbè. Ah, abbiamo quasi finito di fare le ferrovie, tra l'altro. Facciamo che le faccio ovunque. E devo ricordarmi che io voglio. Chiudimi questa cosa qua. Le voglio tutte, government run. Ma ce n'erano ancora solo due? Ah, ma ormai l'ho dato come input per tutte, quindi me lo fai in automatico. Va bene, va bene. Sono produttive perlomeno quelle attive. Sì, quanto? Ok. Secondo me, se cambi i metodi di produzione, potrebbero esserlo anche di più. Tipo, qua, se io faccio questo, cosa succede? Aumentiamo il costo? Servono meno operai? Vabbè, ma il fatto che servono meno operai. Preferivo un aumento della produzione. Se servono solo meno operai, posso anche farne a meno di questo cambiamento. Sì, no, allora per il momento è una cosa che può balzare. Ma facile, facile anche. Tra un pubblico nelle città, ecco, già questo è interessante. Il fatto è che diventa molto costoso da gestire. Anche qua, però, servono solo meno lavoratori. È anche vero che questo fa ampliare le ferrovie e i lavoratori finiscono lì. Quindi è una cosa che si può vedere in vari modi. Qua aumentiamo... Sono tentato,
Allora, cominciamo col mettere filling cabinets in tutti. Ah no, avevamo l'altro sistema, lo standardize, che giustamente fa aumentare il prezzo della carta. Ops, mi si era disconnesso al volo il mouse, il coso. Abbiamo abbastanza punti, quindi possiamo aumentare qua. Ok, abbiamo fatto l'enforced qui. Abbiamo 10 regioni su 11 che ce ne servono. Ci mancano Islanda e Zealand, naturalmente, oltre che... Eccola qua. Tra l'altro, se non ci rompo le balle, noi potremmo anche zitti zitti muoverci verso Mecklenburg. C'è da vedere se hanno alleati. Tregua con la Fran... Ah no, è un protettorato francese. Quel cazzo che mi muovo verso Mecklenburg. Ok. Sapete, per il dominio mares baltici. Amburgo. Ma è per Amburgo che sono in guerra qua. È finita la guerra. Sì, ok, è per Amburgo che sono in guerra. Ok, forse allora non è il caso di combattere... Anche noi per quella. Ok, siamo in pace. In teoria dovremmo tornare in positivo con i fondi. Beni di governo costosi. E importiamone altri di Clipper. Al mercato francese. Bone china per i glasswork. Paper bleaching e rubber mastication. Allora, una di carta ce l'ho. Mi sembra di ricordare, esatto. Che utilizza più dai che abbiamo in abbondanza e produciamo più carta. Ottima idea. Anche se al momento a quanto pare sembra abbastanza costoso. Ma se aumentiamo le fabbriche di dai, magari è una cosa che possiamo anche sostenere. Com'è il prezzo dello zolfo invece? Discreto, discreto. Facciamo un'altra fabbrica qua. L'employment è al massimo, quindi va bene. Va bene, va bene, va bene. Con la colonizzazione ancora in corso. Qua posso... sì, posso colonizzare. Qua sotto no, però Loango e Gabon sì. Quale mi interessa di più? Allora, qua abbiamo anche del carbone come risorse. Vabbè, ci sono tante di queste belle risorse anche. Di qua invece abbiamo legna. Preferisco il territorio del Congo e penso che ci sia anche più popolazione, sinceramente. No, zero. E è l'esatto opposto. Potrei anche fare una cosa di questo tipo? Ci vuole troppo. Però così invece posso farlo. E forse vi dirò, è più facile, cioè è meglio fare così. Cominciare a colonizzare da là sopra. Più che altro perché qua sotto è incredibilmente difficile. Sarà che non confina. O sarà che c'è la malaria a livelli più elevati. Ah, ma questo... Sapete che non avevo mica visto questo punto? Ah, guardate, qua la malaria è... non è grave, quindi è per questo. Va bene. Vi giuro che io qua ho letto sushi. Per me era sushi. Anche qua c'è la malaria. C'è qualche risorsa interessante. Ci sono risorse che possono essere scoperte. Legno, bla bla bla. Qua invece. Ferro. E però non ho l'interesse. Allora balza. Allora balza. Ma questa zona in che regione strategica? Ok, nel Congo. Ha senso. Non ha senso. Regioni state isolate. Swedish Cameroon. Ah, perché giustamente anche qua avranno bisogno di un porto. Dunque. E il porto arriva. Railway stanno venendo costruite. Siamo in positivo, signori. Signori, siamo in positivo. Che bellezza. Anche in questo caso l'infrastruttura è zero. Ok. Quindi anche aumentarla non ha il minimo senso. Qua abbiamo il 100%, ma penso che sia solo per il decreto. Vediamo se io lo tolgo. In realtà non c'è neanche più. No, sì, c'è. Tra l'altro voglio incoraggiare le risorse, dato che qua ho visto che producono un po' di legna. E anche il pesce, in realtà, che voglio dire. C'è sul mercato il 98%.
Smooth bores per l'industria delle armi. Ho un'industria delle armi? Nella serie, questa è una bella domanda. Sì, ce l'ho. Cosa sono? Tipo obici? Ci permetterebbe di produrre più artiglieria e meno small arms, essenzialmente. Consumeremmo più acciaio e meno ferro. Acciaio che in realtà dovremmo aumentarne la produzione. Probabilmente. Con gli shipyard. Ah, giusto che ci sono quelle con l'hardwood. Sì, me ne stavo quasi dimenticando. Tra l'altro, timer scoccato. Quindi per questo episodio ci possiamo fermare. Direi comunque che possiamo dire che è stato un buon episodio. Alla fine abbiamo concluso la guerra qua sotto senza troppo colpo ferire. Le nostre colonie stanno crescendo abbastanza bene. Adesso abbiamo addirittura due colonie lungo la costa africana. Cos'è questa cosina qua? Ah, siamo noi. Noi. Siamo noi. Abbiamo tre piccoli vassalli in questa zona. Tre vassalli per lo Schleswig-Holstein, rendiamoci conto. Abbiamo preso lo Jutland e nel prossimo conflitto l'obiettivo naturalmente sarebbe quello di prendere la Danimarca, che potremmo anche provare a vassallizzare. Secondo me sì. Vale la pena che la prossima guerra la facciamo di vassallizzazione, così poi possiamo formare la Scandinavia con tutto quello che hanno i danesi. Non ha senso probabilmente fare una rivendicazione sui loro territori. Comunque, un grande ringraziamento naturalmente agli abbonati per il loro supporto, un ringraziamento a tutti voi per essere arrivati fin qua. Mi raccomando, mettete tutti qua sotto un bel mi piace, condividete questa campagna con amici e non perdetevi il prossimo episodio. Se foste interessati ad abbonarvi come i campioni che scelgono di supportare questa avventura, il bottone per gli abbonamenti lo trovate qua sotto in descrizione, tanto quanto naturalmente anche sulla pagina principale del canale. Lì potrete vedere i vari livelli e anche i benefici che riceverete dall'abbonamento. Se non volete farlo, nessuna pressione. Come sempre, godetevi questa campagna e non perdetevi il successivo video. A tutti i legionari e a presto!